Quanto sta accadendo in Brasile, un'irruzione nelle sedi istituzionali, sono fatti inaccettabili e incompatibili con i principi di democrazia. Spero tutto si risolva al più presto e soprattutto che nessuno debba pagare con la vita. Massima solidarietà alle istituzioni brasiliane. Le parole sono di Alessandra Buoso, sindaco di Anguillara Veneta, il piccolo comune della Bassa Padovana, che diede i natali al nonno di Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, i cui sostenitori ieri hanno assalito la sede del Parlamento per contestare l'elezione di Lula. Poco più di un anno fa, il conferimento in pompa magna della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta, un avvenimento che all'epoca ha suscitato scandalo e polemica a livello locale per la discussa figura del politico carioca e che ora potrebbe avere ripercussioni internazionali. Bolsonaro, infatti, riparato in Florida dopo la sconfitta alle elezioni e con numerosi processi e accuse sulle spalle, potrebbe richiedere la cittadinanza italiana per evitare di finire in carcere nel suo paese. Un'ipotesi, quella della cittadinanza italiana, ventilata da buona parte della stampa indipendente brasiliana, visto che già lo scorso novembre due figli di Bolsonaro, che sono parlamentari, si erano rivolti all'ambasciata italiana di Brasilia per chiedere di accelerare le pratiche per il riconoscimento della nazionalità italiana. L'Italia, nello specifico la provincia padovana, potrebbero essere dunque la scelta finale per la fuga dell'ex presidente carioca. Dal comune di Anguillara Veneta non ci sono notizie. La sindaca Alessandra Buoso, molto criticata proprio per aver invitato Bolsonaro a novembre dello scorso anno e conferito nella cittadinanza, dice di non sapere nulla di questa notizia.